Sabrina Lazzereschi della Franceschetta di Modena. È là in fondo. Sabrina è là in fondo. Un inciso, Massimo Bottura, perché Franceschetta deriva da un progetto che è partito con la Francescana di Massimo Bottura. Un inciso, Massimo Bottura ha fatto un percorso, tu lo sai bene, Luigi, molto interessante in tempi non sospetti sull'olio extravergine di oliva, quindi un grandissimo chef. Sabrina con la socia Marta Pulini, che oggi per certificare l'attenzione al mercato di Bibendum, che è la loro società di marketing di altissimo livello, è a Milano a presentare la Gran Cuvée di Dom Pérignon, per dire che poi, e ha la fortuna di avere te invece che ti occupi di relazioni, ma non solo, perché fai tu stessa. E Sì, siete, la bellezza delle aziende familiari è proprio questa, siete intercambiabili. Quindi do la parola a Sabrina, che meglio di me vi può spiegare un po' il concetto di Franceschetta e di Bibendum. grazie di averci invitate. Sicuramente siamo intercambiabili in parte perché Marta è lo chef, quindi ovviamente io sono nel nostro mestiere di catering, banqueting, ovviamente è importantissima anche tutta la parte organizzativa e quindi è parte integrante del lavoro. E poi avevamo tantissima voglia di aprire un ristorantino perché Marta voleva tornare alle origini, lei aveva fatto la brasseria a Modena e poi ha fatto la sua carriera a New York, e Massimo, in occasione della sua terza stella, ha detto voglia di avere un bistrot, una brasserie che sia un'alternativa alla mia Francescana, che ovviamente è un ristorante dove la ricerca, anche sempre all'interno della tradizione, perché lui questo è un grande, voleva un'alternativa anche di tendenza in questo momento storico di mercato, in cui l'amore per la cucina è gigante, quindi il tour nei ristoranti stellati, però un po' più impegnativi, è di gran moda, però i cittadini modenesi avevano anche voglia di un posto dove si potesse mangiare bene, però semplice, con dei prezzi abbordabili. Infatti io e Marta abbiamo espresso, forse il concetto della Franceschetta è proprio un'espressione femminile del ristorante, infatti piace moltissimo alle donne. Innanzitutto si basa su un cibo che Marta ha definito comfort food, è confortevole, lo dice la parola stessa, che è un cibo di casa, di famiglia, e quindi è quello che ti dà proprio quella sensazione di star bene, di facile, non complesso, perché la cucina di Marta è una cucina estremamente facile, dove fa abbinamenti e utilizza materie prime di altissimo livello, che è fondamentale. Insieme a Massimo, no, ovviamente è fin facilitata la ricerca perché gli arrivano in casa i prodotti migliori del mercato italiano. La cucina della Franceschetta è trasversale, è italiana, è stagionale, in realtà anche influenzata. Oggi Marta, parlavo con Marta per dire come la vuoi esprimere, l'influenza nella cucina di Marta è anche nella storia della cucina italiana, quindi rinascimentale con le spezie. Lei è bravissima a usare le erbe e le spezie, e anche internazionale, perché tenete conto che lei ha lavorato 20 anni, 15 anni a New York, e quindi conosce l'utilizzo anche di tutte, lei dice che adesso è una nuova tendenza anche la cucina sudamericana, oltre che orientale. Quindi ritrovi tanti sapori, però l'abbinamento molto facile, e sono piatti della cucina di casa. Ma oltre questo, la modalità di servizio è molto diversa dallo standard, perché noi l'abbiamo concepita proprio per questa nuova tendenza di voler assaggiare più piatti, quindi le porzioni sono medie. Ti trovi seduto al tavolo senza tovaglia con un piattino da dolce davanti vuoto, e i piatti vengono portati in mezzo al tavolo, e quindi c'è l'idea della condivisione e anche della degustazione, perché oggi Marta dice: tolgo i sensi di colpa alle donne, no? Perché possono prendere primo, secondo e dolce in medie porzioni, e soprattutto interagire e assaggiare anche quelli degli altri quando sei incuriosita. Questa cosa, devo dire, piace moltissimo, è un po' un concetto della tapas. Se Sì, ci pensiamo, sono no? d'accordo. E l'altro modo che facilita questo tipo di modalità è il prezzo uguale per tutti i piatti. Quindi
che è discutibile. Poi nelle nostre città provinciali un'insalata costa tanto quanto, ma l'idea è quella proprio di non far concentrare le persone sul prezzo, ma tu sai che mangi tre piatti e paghi in questo caso 8 euro, in modo da non far concentrare sul prezzo ma solo sul piacere della scelta, e quindi proprio lasciare la libertà di andare avanti e indietro sul menù, che non è suddiviso in primi, secondi e dolci, ma è suddiviso in verdure, pesce, carne, poi no, i dolci in effetti ha una sezione, perché ovviamente e questa cosa qua proprio è per creare questa cucina di degustazione trasversale, che era il modo mio e di Marta, che noi ci piace mangiare. Quando andiamo a sperimentare qualche ristorante ci tocca prendere tantissimi piatti ma non riusciamo a finirli, no? E quindi questo è un po' secondo noi un modo originale. Poi abbiamo anche un po' coniugato da un punto di vista estetico, perché ovviamente noi lavorando nel banqueting dobbiamo fare molta attenzione, no? Anche alle nuove tendenze, e il design ormai è freddo, capito, non ti accoglie. Invece noi abbiamo voluto, noi la Franceschetta l'abbiamo già trovata un po' quasi fatta perché c'era una vecchia gestione, quindi è un ambiente un po' di design, l'abbiamo un po' addolcito mettendo i piani in teflon dei tavolini, quindi li abbiamo un po' riscaldato. Devo finire? Vai. No. Io per Sabrina... Ok, no, finisco questo perché secondo me è una cosa molto carina. Cioè noi per dare questa idea di casa, di famiglia, di calore, siamo andati da Neviani, che è un casalingo di Reggio, bellissimo, che fa una raccolta di tutti i fondi di magazzino di porcellane e vetri. Quindi abbiamo preso tutte le porcellane, una diversa dall'altra, tipo aprire la credenza della nonna, sai che tutti i servizi, l'ho tenuto perché gli ultimi tre piatti, capito, di un servizio. E quindi dentro ti trovi questa fantasia di fiori, disegni strani di tutti i generi, e con i bicchieri uno diverso dall'altro che ti dà la spontaneità. E quindi questo è un po' il nuovo nostro concept. Un luogo informale dove stare bene. Questo è un dato, lunedì, primo ottobre avevate 40 persone, di lunedì sera, sì, è bel, è un dato oggettivo. Devo dire che molto interessante. La cucina è molto piccola, quindi è molto difficile mantenere la qualità con poca manodopera, quindi questo è un po' un equilibrio un po' difficile. Però non abbiamo giorno che non siamo pieni, è veramente... Sicuramente la peculiarità di andare fuori, no? Che poi la peculiarità di tanti altri casi che abbiamo selezionato, è di avere una visione internazionale. Poi Marta ha lavorato a San Domenico, a South Central Park, per 15 anni con Tony May. Sì. E la vostra capacità di andare fuori a fare banqueting di livello per Confindustria e quant'altro vi è servito sicuramente per dare un tocco di grande familiarità al locale, e soprattutto mi piace l'informalità senza rinunciare alla qualità, quindi un luogo dove stare bene, ma non è una cosa ovvia assolutamente, specialmente in una ristorazione che per certi versi è rimasta ancorata dai vecchi miti. Quindi questo è un plauso, un grande plauso e un esempio di grande armonia, quindi grazie. E anche di futuro, aggiunge Luciano, perché rispondi alle esigenze. Esatto. Il discorso mi è piaciuto molto, business al femminile. E poi devo dire che un'altra cosa impressionante, ci sono tante ragazze, mi interessa molto, è che vengono i ragazzi di 18 anni, vengono a festeggiare i loro 18 anni e trovi dentro le persone di 60, 70 anni e i 18enni, perché è accessibile come prezzo. E quindi oggi secondo me le nuove generazioni hanno una cultura gastronomica molto evoluta rispetto a noi, che eravamo veramente tragici, e lì vengono tantissimi giovani, è impressionante, e per noi questo è grande successo. Grande. Grazie. Bene.